Gli immobili ti piacciono? Oggi, come ogni mercoledì, torniamo a parlare di immobili, ma a modo mio. Andiamo a parlare infatti di REITs e in questo caso, per la prima volta, vado a trattare le aziende spagnole. Così come per l'Italia, anche in Spagna i SOCIMI, questo è il nome dei REITs spagnoli, beh, ce ne sono pochi buoni e per cui, per evitare l'errore di portare aziende che siano poco valide, oggi parliamo di due REITs veri e propri e di una società immobiliare quotata ma che non ricade propriamente nel segmento dei REITs. Ma di quale azienda andiamo a parlare lo scoprirai dopo la sigla. Ciao, bentornato sul canale, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il canale del tuo amichevole investitore e risparmiatore della porta accanto. Rizza le orecchie torna come ogni mercoledì e anche questa volta siamo in una terra di sole, ma in questo caso aggiungiamo paella, sangria e allegria. La Spagna, oltre a tutte queste cose, ha a mio parere un fiorente e crescente mercato immobiliare, secondo me molto più vispo di quello italiano. Una Sociedad Cotizada Anonima de Investición nel mercato immobiliario, lungo, veramente lungo da dire, definita con l'acronimo di SOCIMI, che io preferisco, è il corrispondente dei REITs americani. In particolare per il mercato spagnolo, per essere SOCIMI, le aziende devono avere l'80% investito nel real estate urbano, l'80% del proprio income deve arrivare da affitti e devono possedere le loro proprietà da almeno 3 anni. Facile, no? Come direbbe qualcuno? Simple. Oggi ho selezionato 3 aziende di cui un REITs molto importante, uno un po' più piccolo e poi, come dicevo prima, una società immobiliare non ricadente nella regolamentazione SOCIMI, perché ho trovato che di REITs spagnoli di qualità, nei quali io personalmente andrei a metterci dei soldi, non ce ne fossero così tanti e per cui ho voluto portare alternative valide, sempre però nel segmento immobiliare. Partiamo da un SOCIMI che ho tra l'altro avuto in portafoglio per diverso tempo. Mi riferisco infatti a Merlin Properties SOCIMI S.A., una delle principali società immobiliari quotate alla borsa spagnola, l'Ibex 35. Ha come attività principale acquisizione e gestione di patrimoni immobiliari terziari nella penisola iberica, ma anche in Portogallo. La società è una, appunto, costituita come SOCIMI e la sua attività principale è l'acquisizione, la gestione attiva e la rotazione selettiva di asset che siano prevalentemente immobili commerciali ma di qualità del segmento che loro definiscono come investimento core e core plus, principalmente, come dicevo prima, in Spagna, ma anche in una minore quantità anche in Portogallo. L'azienda si concentra sul mercato degli uffici, nella vendita al dettaglio e nella logistica. Attualmente Merlin Properties possiede un portafoglio di asset con oltre 12,3 miliardi di euro di valore patrimoniale lordo, che comprende 760 negozi al dettaglio, 148 edifici per uffici, 18 centri commerciali, 45 magazzini logistici e altri 55 inclusi in fase di costruzione, in più 3 hotel e altri asset non fondamentali. Il portafoglio, con oltre 3 milioni di metri quadri di GLA, offre oltre 500 milioni di euro di canoni lordi. Per chi non lo sapesse, GLA è l'acronimo di Global Leasable Area, l'area totale che si può dare appunto in locazione. Si tratta attualmente del principale REIT spagnolo e uno dei top 10 REIT europei, il che lo colloca sicuramente, a mio parere, nelle aziende da tenere nel radar dell'investitore da dividendo quale sono io. Merlin ha una chiara e ben definita strategia di investimento, con il 50% dei propri asset che sono uffici principalmente locati a Madrid, Barcellona e Lisbona in Portogallo. Il 15% sono invece centri commerciali in aree che loro definiscono urbane o dominanti in termini di importanza. Il 20% è in ambito logistico e un 15% è un triple net lease. I progetti per il futuro sono importanti e volti ad ingrandire la predominanza di Merlin, con 1.200.000 metri quadri di nuovi progetti in corso, di cui questi sono 81% composti da uffici e il 19% invece saranno in ambito completamente residenziale. A causa di un 2021 impattato dalla scia pandemica e con risultati praticamente alla pari con il 2020, anche se in realtà sono stati fatti con una leggera flessione di fatturato e utile, il prezzo delle azioni ha rintracciato recentemente, pur avendo reso nell'ultimo anno un invidiabile 25% di capital gain. Questo ha portato l'azienda ad essere a dei livelli che possono essere considerati, a mio parere, per un minimo piccolissimo ingresso. In ogni caso, il fatturato è previsto crescere in media di un 4% su base annua, mentre i relativi utili di quasi
un 16,5% su base annua. Debiti e asset corrono praticamente di pari passo e sono più o meno sempre stati sulla stessa forchetta. Per quanto riguarda invece il dividendo, è in linea con il mercato di riferimento con circa un 3% ed un payout ratio che secondo me è molto semplice da sostenere in quanto è un 23%. La seconda azienda di cui andiamo a parlare, come dicevo prima, è un non REITs, ma è viva e presente nel mercato immobiliare spagnolo. L'azienda di cui parliamo si chiama Renta Corporación Real Estate S.A. e si occupa dell'acquisizione, ristrutturazione e vendita di proprietà immobiliari, principalmente in due città, Barcellona e Madrid. Il portafoglio immobiliare della società comprende immobili residenziali, uffici e parcheggi, nonché locali commerciali ed hotel, servizi privati, aziende, istituzioni e agenti immobiliari. Renta Corporación Real Estate S.A. è stata fondata nel 1991 ed ha sede a Barcellona in Spagna. L'azienda era in una forte fase di espansione sia per quanto riguarda i fatturati che i profitti, ma il 2020 ha dato una enorme batosta finanziaria, avendone praticamente bloccato il business. Il profitto netto infatti è andato a scendere in territorio negativo con un fatturato che praticamente si è andato a dimezzare in un anno rispetto all'anno precedente e un portafoglio strategico che si è praticamente andato a ridurre. La salute finanziaria è comunque in fase di ripresa con un cash praticamente rimasto costante che le permette sicuramente di ritornare a cavallo dell'onda, diciamo così, del settore dove ci si aspetta una ripresa per quanto riguarda il 2022. Se andiamo a guardare invece le stime di crescita sia degli utili e del fatturato, si aspetta una crescita annualizzata degli utili per un 48%, mentre il fatturato dovrebbe andare a crescere di un 18% su base annua. La questione del dividendo è anche qui, secondo me, molto interessante, con un dividendo lordo che è del 4% al momento della registrazione di questo video, con una previsione di crescita che lo porterebbe al 6% in 3 anni. Il suo payout ratio al momento è comunque molto sostenibile, fermandosi solamente a un 28%. Rispetto ai normali REITs, con Renta ci si va a esporre a un rischio diverso. E questo perché lo dico. Qui infatti si parla di compravendita o ristrutturazione a scopo di vendita di immobili. Ovviamente un mercato immobiliare che risulta stagnante, come ad esempio nella pandemia, questo potrebbe essere uno scoglio, ma con la luce che a parer mio alla fine del tunnel, che sembra essere sempre più vicino, almeno in termini, se possiamo così dire, di normalizzazione delle nostre vite, che spero e credo entro l'estate possa tornare a una quasi normalità, secondo me potrebbe essere comunque una tipologia di investimento immobiliare che si potrebbe andare a valutare. Ultima azienda di oggi è un altro REIT e in questo caso si chiama LAR España Estate Socimi S.A., una società quotata alla borsa spagnola e costituita come Socimi nel marzo del 2014. Una società che mira a investire nel settore immobiliare spagnolo e in particolare nel segmento della vendita al dettaglio. Ad oggi è il leader di mercato spagnolo nel commercio al dettaglio con quasi 600.000 metri quadrati di affitto e 1.509 milioni di euro di valore patrimoniale. Nel 2015 LAR España è stata inclusa nell'indice FTSE EPRA Nareit, l'indice globale selettivo, quello progettato appunto per rappresentare le tendenze generali del mercato immobiliare e delle società immobiliari quotate in tutto il mondo, e allo stesso modo nel 2018 è stato anche incluso nell'indice IBEX Top Dividend. Beh, tante soddisfazioni. Infine, a settembre 2020, per il sesto anno consecutivo, l'area Spagna ha ricevuto l'EPRA Gold Award per la qualità delle informazioni finanziarie messe a disposizione dei suoi principali stakeholder. Per cui, se cerchi chiarezza delle informazioni come investitore, loro sono il top. Per quanto riguarda le informazioni pubblicate sull'ESG, ha ottenuto il massimo riconoscimento da parte dell'EPRA, ottenendo il Gold Award per il terzo anno consecutivo. L'azienda, per tutto il percorso, anche pandemico, ha praticamente ignorato le problematiche relative alla mancanza di inquilini, avendo, come si vede dalla grafica, una stabilità di occupancy molto interessante, così anche come il relativo incasso degli affitti, che è al di sopra del 91%, e anzi, in ogni caso, l'azienda ha incassato il 97% dei propri affitti, anche se in ritardo. Poi nei primi 9 mesi del 2021 ha generato 14,5 milioni di euro di net income in una diversificazione immobiliare che è principalmente composta dal 67% di centri commerciali e il 33% in parcheggi. I dati sono in calo rispetto all'anno precedente, ma anche perché hanno deciso di disinvestire in 22 centri commerciali portando liquidità nelle casse. Per quanto riguarda le stime, parliamo di stime di crescita futura anche qui interessanti, con un fatturato previsto in crescita del 5% su base annua e gli utili, gli earnings, con un interessante più 40% di crescita stimata. Denaro e asset vanno a coprire i debiti, ma con un'esposizione un po' più ampia rispetto alle altre aziende del settore che abbiamo valutato poco fa, le prime due, anche se secondo me è comunque normale in questo segmento del real estate. Dividendo alto che sfiora il 6% e che è previsto raggiungere un ragguardevole
notevole 8,7% in 3 anni, con una distribuzione che diventa a questo punto molto interessante. Qui però bisogna stare molto ma molto attenti, perché il payout ratio sfiora il 99% e per cui bisogna monitorarla con una certa attenzione. E anche la Spagna ce la siamo levata dai, come dite voi, REITs, immobili e così via stanno prendendo forma, e spero che questa rubrica del mercoledì stia un po' facendo capire in grandi linee come funziona il mercato immobiliare a livello globale, che poi al di là dell'investimento e del portafoglio virtuale è lo scopo di questa serie. Se il video è stato poi di tuo gradimento, metti un bel pollice in su, e se sei nuovo sul canale ti invito a iscriverti e a cliccare la campanella delle notifiche, così da poter essere sempre aggiornato sui miei prossimi video futuri. Rizza le orecchie ritorna come ogni mercoledì, anche mercoledì prossimo, e noi invece ci vediamo domani con un nuovo video in cui torniamo a parlare di criptovalute, cercando di capire se esista un'allocazione ottimale da dedicare ai vari token. Ma comunque questo è un argomento di cui parleremo domani, per cui ti aspetto appunto per questo video giovedì. Anche per oggi è tutto. Ciao!